quanto costa e alla fine la partecipazione ad un esperimento d'asta? Non differisce l'esperimento d'asta e l'acquisto di un immobile per quanto riguarda le imposte di registro, che saranno al 2% se si può usufruire del beneficio prima casa, o diversamente al 9%, oltre a una tassa, due tasse fisse da 50 euro cada una, che sono la tassa ipotecaria e la tassa patrimoniale. Queste sono le spese che comunque dovranno essere corrisposte. In aggiunta a questo, l'esperimento d'asta comporta anche l'anticipo delle spese per le cancellazioni delle trascrizioni pregiudizievoli. Questa anticipazione in termini economici viene anticipata dal cliente che ha partecipato all'asta, ma gli verrà regolarmente rimborsata dal delegato alla vendita, che lo iscriverà nella procedura come creditore privilegiato. Quindi l'anticipo delle somme sarà interamente restituito. Ulteriore spesa è la parcella relativa al delegato alla vendita, che comunque è iscritta come mercuriale e non esorbita mai una certa cifra, parliamo intorno ai 1.500-2.000 euro. Per quanto riguarda il servizio che viene dato in termini tecnico-legali, e quindi parliamo di una parcella, nulla è dovuto sino al completamento dell'aggiudicazione. Viene seguito il cliente sia nella visita presso l'immobile, sia nella redazione dell'offerta, sia nei contatti con il tribunale e con il notaio e con la banca erogante il mutuo. Tutto questo viene fatto a titolo totalmente gratuito. La parcella maturerà solo ed esclusivamente al momento dell'aggiudicazione definitiva. Ciò non toglie che comunque il cliente verrà seguito fino al decreto di trasferimento e alla consegna dell'immobile con il verbale di sopralluogo da parte della custodia giudiziaria.